Ciao ragazzi, ci troviamo oggi a Chiang Mai Sunday Market e oggi abbiamo una challenge. Cercheremo di mangiare spendendo meno di un euro. Quindi vi guidiamo all'interno del mercato e vi mostriamo i piatti tipici. Around, don't get caught in the mosh pit. The fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fucking up my visuals. Primi due piatti che abbiamo preso sono Khao Soi, tipico piatto del nord della Thailandia. Sono noodles, brodo di pollo, cosce di pollo, verdure varie. Si possono prendere dal tavolo dove viene servito il Khao Soi. Mentre questo è un semplicissimo riso con pollo bollito, verdure, un bicchiere di brodo di pollo. Questo costa intorno ai 50 baht, poco più di un euro. Ricordiamoci che il Sunday Market è molto più costoso del normale street food, di solito un 20% in più, e questi invece sono 40 baht. Ragazzi, queste sono le torte più buone di Chiang Mai, ok? 40-45 baht. Ok, so for me I get one caramel coffee cake and one double chocolate. Frutta e verdura sono eccezionali, i prezzi sono bassissimi, infatti uno smoothie parte solitamente tra i 25 e i 35 baht. Come vedete i bicchieri sono enormi. Qui abbiamo il sushi che parte da 5 baht, quindi intorno ai 15 centesimi. Ok, ciao ragazzi, ciao a tutti. Ci troviamo a Bangkok oggi, Yorat, Chinatown più grande del sud-est asiatico. C'è un grande caos, c'è una grandissima confusione e oggi continuiamo la challenge. Cosa posso mangiare con meno di un euro? Ok, seguitemi. Tipico cibo cinese, considerate che qui i vendor, il 90% sono thailandesi, in alcuni casi vendono cibo thailandese, in altri casi vendono cibo cinese. Un set costa 35 baht, è costituito da carne di maiale, gamberetti, granchio. Quindi facciamo sapere com'è. Okay. Cosa interessantissima è che si trova una varietà di frutta incredibile, i costi sono leggermente più cari rispetto allo street food, c'è di tutto, dalle mele ai cachi all'uva, il tutto si aggira tra i 100 e i 250 baht, dai 2 euro fino ai 5-6 euro, però è veramente veramente invitante. Ok ragazzi, con questa splendida musica in sottofondo abbiamo alla fine optato per frutti di mare. Ok, quindi abbiamo preso asparagi 80 baht, questi splendidi gamberi crudi 100 baht,
squid grigliato. Questo è il mio piatto in assoluto preferito. Attenzione perché è estremamente piccante. Buonissimo, freschissimo. Quindi il tutto per meno di 10 euro.